Ciao, sei su TV Pigna, come ti chiami? Ciao, mi chiamo Mario Padovani. E presentati un po', parlaci un po' di te. Beh, devo dire che nella mia vita ho avuto veramente molte passioni, ma una passione veramente mi ha colpito ed è quella appunto della musica. Ho iniziato a intraprendere la carriera da DJ all'età di 14 anni, ora ne ho 18, è da 4 anni che suono e suono in locali. All'inizio ho cominciato a suonare nei bar, quindi in locali possiamo dire piccoli, con poche persone e fortunatamente in un locale dove ho suonato c'era una persona che mi ha sentito e ha detto: guarda, vieni con me che iniziamo a fare degli eventi insieme. Da lì ho iniziato dopo alcuni mesi a suonare nelle prime discoteche nella zona veronese, come per esempio, facendo esempi, Berfis, Dorian, Primo Life Club, quindi vari tipi di discoteche, finché comunque sono arrivato a raggiungere uno dei miei più grandi obiettivi, quello di essere comunque un DJ conosciuto qua nel veronese e spero anche un giorno di essere conosciuto anche all'estero. Infatti sto cominciando a produrre dei miei pezzi, dei miei brani, che ovviamente devo lavorarci ancora molto, sono in fase di produzione, però c'è una speranza per riuscire a diventare qualcuno. E io mi ispiro specialmente a un DJ famoso che anche quest'anno è arrivato primo nelle classifiche dell'Hardwell, sia per il suo genere musicale sia per ovviamente la sua grinta, perché anche lui da quando era piccolo ha fatto un video dove appunto affermava che voleva essere il miglior DJ al mondo e dopo anni è riuscito a raggiungere il suo obiettivo per la seconda volta ed essere ovviamente uno dei migliori nel mondo. E quali sono i programmi o insomma cosa ti aspetti da questo prossimo CD? Io mi aspetto comunque di avere successo all'interno appunto del campo musicale e devo dire comunque che in campo produzione sono alcuni mesi, quindi non ho ancora sviluppato tutte le tecniche di fase di produzione, infatti voglio intraprendere anche dei corsi per specializzarmi. Comunque il pezzo che sto producendo è un pezzo sull'electro house, quindi diciamo un genere spinto, e devo dire comunque che facendolo ascoltare anche a miei amici, comunque anche conoscenti, mi hanno detto appunto che è un pezzo che possiamo dire spacca. Quindi veramente mi ha fatto veramente piacere, perché insomma se piace alla gente è una cosa veramente positiva. E quando ti aspetti che uscirà questo pezzo prossimamente? Spero presto, però ovviamente tenere contatti con la casa discografica non è semplice. Però mi è stata proposta pochi giorni fa anche una collaborazione all'interno di una casa discografica che è con la Musical Noise, perché un mio amico è dentro e mi ha proposto comunque di provare a fare un pezzo con lui, quindi sarebbe una rampa di lancio. E cosa ti aspetti dal futuro? Dove ti vedi tra qualche anno? Beh, sognare non costa nulla, quindi il mio obiettivo principale è quello di arrivare a Tomorrowland, ovviamente sogno di questi DJ e il mondo, e mi piacerebbe, è un sogno diciamo che ho fin da bambino, da quando appunto non ho ancora intrapreso questo tipo di carriera da DJ, quindi quello sarebbe uno dei miei obiettivi futuri, anche comunque conoscere i vari artisti di vari pezzi ovviamente che suono anch'io, mi sarebbe un sogno che diventerebbe realtà. Ovviamente devo restare ancora con i piedi ancorati per terra, perché è una cosa veramente difficile, specialmente nel campo musicale, arrivare in alto, quindi comunque spero di avere una speranza per arrivarci. E dove ti vedremo prossimamente? Dove sono le tue prossime date? Le mie prossime date sono a Life e Alter Ego per ora, di conseguenza vi aspetto lì, che ci sarà veramente da divertirsi. E grazie per aver partecipato al nostro programma sui talenti veronesi e un saluto ai nostri follower di TV Pigna. Ciao a tutti, da Padova.